Birth of the Cool rappresenta una vicenda seminale e innovativa nella storia del jazz, fertile di frutti che continuano ad emergere ancora oggi, a più di 60 anni di distanza dalle registrazioni. La musica presente nel disco scaturisce da più fattori: la necessità di alcuni alfieri del bebop di superare i confini espressivi, l'apertura offerta agli accademici dalle sonorità del jazz, il luogo fisico e i giusti collegamenti per incontrarsi, New York, e in particolare la stanza dove viveva Gil Evans. L'influenza di Claude Thornhill e la partecipazione di molti dei musicisti coinvolti nella sua orchestra. Questo salotto si sviluppa a partire dal 1947 e nelle discussioni si parla di composizione, si parla di arrangiamento e i nuovi suoni da applicare al jazz. Si lanciano idee, si confrontano i punti di vista di musicisti giovanissimi. Miles ha 21 anni, Mulligan e Konitz 20, Max Roach 23, John Lewis 27, Gil Evans con i suoi 35 rappresenta la generazione precedente. Ma estremamente curiosi, attenti e veloci nel comprendere come una musica muscolare e spesso autoreferenziale come il bebop potesse esaurire presto i suoi contenuti. Miles Davis assume immediatamente il ruolo di leader per diversi motivi: il carisma, il fatto di essere stato nel quintetto di Parker, le sue capacità imprenditoriali. Come ricorda Mulligan, è l'unico che, oltre a partecipare alle discussioni, si preoccupa delle questioni pratiche. I brani che ascoltiamo in The Complete Birth of the Cool sono stati registrati in due concerti dal vivo, tenuti nel settembre del 1948, alla Royal Roost di New York, in tre sessioni, nell'arco di 15 mesi. Esattamente dal 1949 al 1950. Il repertorio afferma con spavalderia la sintesi tra bop e nuove intenzioni espressive. Il nome degli arrangiatori messo sul cartellone di presentazione del concerto è una novità assoluta per il jazz. Vi troviamo standard del bop rimaneggiati in maniera strutturale, temi ripensati e affrontati in una tensione emotiva differente, più contenuta e lenta per quanto riguarda i tempi metronomici, ma più articolata dal punto di vista del disegno ritmico e più varia nei colori e nell'espressività. Nella formazione compaiono tromba e sax alto, trombone e corno francese, tuba e baritono, oltre alla ritmica composta da pianoforte, basso e batteria. I protagonisti, a seconda dei casi, hanno suonato sia nei club del bop che nell'orchestra più innovativa del periodo, quella di Thornhill, e nelle big band più celebrate. Il nonetto apriva il concerto al Royal Roost dell'orchestra di Count Basie e il suo parere sulla musica proposta da questi giovani interpreti è chiaro. Questa musica lenta suona strana, è buona. Non sempre riesco a capire dove vadano a parare, ma ho ascoltato e mi è piaciuta. E molti dei critici sulle prime non riescono a catalogare come jazz i risultati di questo lavoro e puntano a riferimenti classici come Ravel, oppure coniano la definizione di modern chamber jazz. Soprattutto a dispetto dell'arco temporale, degli avvicendamenti nell'organico, delle varie edizioni, dei numerosi spunti di partenza, sorprende la fortissima compattezza del materiale. Nonostante le registrazioni siano state effettuate pensando al formato del 78 giri e per questo tutti i brani sono contenuti e forzati nei 3 minuti, il disco è a tutti gli effetti un album unitario, coerente, rispettoso dei propri principi ispiratori.